Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo mini tutorial noi andremo a lavorare il punto lampone. Qua io l'ho fatto un campione su un filato di cui andrò a lavorare un capello, quindi se voi volete realizzare il capello con me, fate il vostro campione con il filato da voi scelto. In questo filato ha il merino e con mohair dentro. Noi oggi andremo a fare il campione su un filato liscio, un merino liscio, e vedremo poi la differenza tra questo e questo del punto. Oggi noi andremo a vedere come lavorare il punto in sé. Questa è la parte che sarebbe del dritto del nostro lavoro e questo è il rovescio, che è molto bello anche sul rovescio. Se volete fare una sciarpa o un collo in questo modo, vedete, già sarebbe double face. Qua escono delle conchigliette all'interno del nostro lavoro, e invece all'esterno, sul dritto del lavoro, abbiamo i lamponi. Bene, il nostro punto, il nostro rapporto del punto deve essere divisibile a 6. Io andrò a fare, andrò a realizzare il campione come questo, su 3 lamponi, e prenderò 18 maglie. 18 diviso a 6 viene 3. Quindi il rapporto deve essere 18 più 5 più 2. Quindi ho detto, il vostro numero di maglie deve essere divisibile a 6, e la 6, il rapporto più 5 più i 2 di vivagno. Io prenderò per il rapporto 18 maglie. Quindi vado ad avviare 18 più 5 sono 23 più 2, 25 maglie avvio sul mio ferro. Avviate 25 maglie, il primo mio giro lo distribuisco in questo modo. Io lavoro con i ferri dritti normali a 2 punti, non i circolari, e vado a lavorare così. Il mio primo, il vivagno, lo prendo sempre senza lavorare, quindi lo sposto senza lavorare, e i primi 2 punti li lavoro a rovescio. Questo è il primo, perché a rovescio 2 rovesci, un dritto, 'dopodiché abbiamo, seguendo il nostro schema, noi dobbiamo lavorare 2 rovesci ancora, e poi dobbiamo lavorare 5 punti in 1 per creare la nostra nocciolina. Quindi guardate un attimo come faccio. Questo è il punto, andiamo a ingrandire un po', e faccio a diritto 1, gettato 2, sempre nella stessa buca, diciamo nello stesso punto, un altro diritto 3, 4 un gettato e 5 un diritto. A questo punto posso fare andare il mio punto giù. Poi abbiamo di nuovo 2 rovesci, 1 2 un diritto, 2 rovesci e di nuovo la stessa manovra. Guardate qua, adesso io farò diverso per farvi vedere la differenza. Di nuovo dobbiamo lavorare 5 punti in uno solo, e vado a entrare una volta dalla parte dietro, entro al dietro, faccio un punto senza fare andare giù il mio punto dal sinistro, gettato, e poi prendo il secondo punto dal davanti, 3, gettato, e di nuovo dal dietro, e 5,
e di nuovo ne ho 5 punte sul ferro. Seguono due rovesci, un diritto, due rovesci e di nuovo la stessa manovra. Vado a fare 5 punti in uno, faccio il punto senza far cadere il punto dal ferro, gettato 2, di nuovo punto, gettato e punto. Questo punto ne ho 5 in uno, lo faccio cadere e seguono due rovesci, 1, 2. Questo è per stabilizzare un po' il nostro motivo. Due rovesci, un diritto e due rovesci. E poi mi rimane il mio vivagno. Io di solito lo lavoro o così come si presenta oppure lo lavoro solo a diritto o solo a rovescio. In questo caso lo lavoro a rovescio e giro il mio lavoro. Questo sarebbe il nostro diritto del lavoro. Sul rovescio del lavoro, quando giriamo, dobbiamo lavorare i punti così come si presentano e ne abbiamo il vivagno, lo passiamo sempre senza lavorare. Poi avevamo due rovesci, adesso lavoriamo due a diritto, un rovescio, di nuovo due diritti, ok? E qua seguono quei 5 punti che li abbiamo aumentati praticamente. Questi punti noi dobbiamo lavorarli tutti a diritto e andiamo a lavorare 1, 2, 3, 4 e 5. Altre due sempre a diritto. E praticamente, guardate qua, un rovescio, da noi seguono un rovescio 9 diritti e andiamo a contare 1, 2, 3, i gettati li lavoriamo incrociati per non fare i buchi, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ed eccolo qua il nostro rovescio e di nuovo la stessa manovra, 9 punti a diritto. Giro numero 3, giro il mio ferro e lavoro tutti i punti così come si presentano, quindi sarebbe il numero 3 e lavoriamo. Di nuovo, il vivagno lo passo senza lavorare. Dopodiché ne ho due rovesci, 1, 2, un diritto e 9 a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ed eccolo il mio diritto e di nuovo avremo 9 rovesci. Questo è il giro numero 3. Il giro numero andiamo a completarlo insieme questo e dopo arriviamo in fondo, notatevi, quindi questo è il numero 3. Abbiamo lavorato 3 giri, adesso 4, 5 e 6, voi dovete lavorarlo così come si presentano i punti. Adesso ho girato il numero 4, questo sarebbe il giro numero 4, lavorate così come si presentano i vostri punti sul ferro. Quindi avrete 2 a diritto e poi un rovescio e 9 a diritto. Quindi ripeto, 4, 5 e 6, lavorate tutte le maglie seguendo questo rapporto che vi si come vi si presentano le maglie sul ferro. E nel settimo giro noi vediamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo completato il sesto giro e adesso andiamo a fare il settimo giro.
Nel settimo giro noi andiamo a chiudere i punti che li abbiamo aumentati, no? E andiamo ad aumentare altri. E in questo modo noi formiamo il nostro lampone. E come ben vedete, i lamponi sono distribuiti in questo modo qua, una più su, una più giù. Si potrebbe fare anche una sopra l'altra, però è più bello così, perché se noi andiamo a metterli in questa maniera, diventerebbe qualcosa tipo bubble stitch, no? Quindi adesso noi andiamo a lavorare il settimo giro. Nel settimo giro abbiamo il nostro vivaglio. Abbiamo due rovesci, 1 e 2, e qui ci troviamo con questa costina qua. Di nuovo noi qui dobbiamo andare a lavorare 5 punti. Entro col ferro nel punto, tiro fuori un punto, mantengo sul ferro sia questo che questo, un gettato, e io entro adesso da questa parte. 3, mantengo ancora, gettato, 4, e il 5 lo prendo da dietro e ho fatto 5 punti in uno. A questo punto posso lasciare andare il punto dal sinistro. Vado a fare 2 rovesci, 1 e 2, e qui noi avevamo l'aumento. Adesso dobbiamo andare a lavorare 5 punti insieme prendendo le maglie da dietro. 1, 2, 3, 4 e 5. Entro e lo lavoro a diritto. Se fate fatica, vi potete aiutare con l'uncinetto. 5, li faccio andare, tiro bene questo punto qua. E vado a lavorare i due rovesci. Così ho completato il mio rapporto. Ok? 2. Qui di nuovo mi trovo la mia costina e lavoro di nuovo 5 punti in uno. 1, gettato, 2, gettato, 4 questo e 5. 2 rovesci, 1, 2 e 5 punti insieme lavorati a diritto. Guardate, 1, 2, 3, 4 e 5 e li lavoro a diritto. Ecco qui. 1, 2, 3, 4, 5. Fatto. Sistemo bene le maglie. E lavoro 2 rovesci, 1 e 2. A me mi rimangono ancora 2, li vado a lavorare. Dopo ci vediamo nel prossimo giro. Giriamo il lavoro e partiamo a lavorare dal giro come abbiamo fatto finora. Quindi il vivaio lo passiamo senza lavorare e dopo tutti i punti così come si presentano. E vedete qua ne avrò 9, 9 punti a diritto. E cioè un diritto, due a diritto e qui ne ho 5 punti che li abbiamo aumentati. Attenzione ai gettati, lavorateli ritorti per non creare il buco nel vostro lavoro. E ne ho completo 9, 9 punti a diritto. E qui che noi abbiamo fatto 5 insieme, questo lo lavoriamo a rovescio. E di nuovo abbiamo la stessa cosa, 9 punti a diritto. Praticamente adesso fino a fine del ferro, magari lavorate un cardigan, sarebbero 9 punti a diritto e un rovescio. Andiamo a finire questo giro 9 ed eccolo qua il mio rovescio e di nuovo 9 a diritto. Questo era il nostro giro numero 8. Adesso
numero 9, 10, 11 e 12 dovete lavorare le maglie così come si presentano. Quindi qui da questa parte avrete il rapporto che abbiamo detto 6, no? Guardate, se avremo due rovesci, ok, e avremo 9 rovesci praticamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rovesci e un dritto. Di nuovo abbiamo 9 rovesci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e un dritto. Su parte del dritto del lavoro noi abbiamo un dritto, 9 rovesci. Invece sul rovescio, chiamiamolo così, noi abbiamo 9 diritti e un rovescio. Quindi andiamo a fare questo il nono giro. 10, 11, 12, voi andate a lavorare le maglie come si presentano. Nel 13 faremo la stessa manovra di prima. Il giro numero 13 è identico al giro numero 7. E andiamo a vedere che si fa. Il vivagno passato, dopodiché seguono due rovesci. E qui noi incontriamo le nostre 5 maglie che le abbiamo aumentate. Adesso noi andremo a chiuderli a dritto. Ops. Ho lasciato il filo davanti. 5 e li prendo tutti in un colpo a dritto. Ecco qua. Dopodiché ne ho due rovesci. 1, 2 e qui incontro il mio gambetto, perché questo sarebbe tipo il gambetto del vostro lampone, e qui di nuovo vado a fare 2 in una. 1, 2, 3, 4 e 5 e lascio andare il punto. 2 a rovescio e di nuovo 5 punti che le devo chiudere dalla parte dietro della maglia e li chiudo, faccio un punto a dritto, mi raccomando a dritto, non a rovescio. Ecco qua, di nuovo 2 rovesci e di nuovo il gambetto dove andiamo a fare 5-1 e facciamo 1, 2 il gettato, 3 gettato e 4 e 5, scusate, e poi andiamo a fare 2 rovesci e di nuovo un altro lampone, mi viene da dire nocciolina, ma questo non è punto nocciolina, e chiudiamo dalla parte dietro, facciamo il punto a dritto anche se i vostri punti sono rovesci qua. 2 rovesci e di nuovo 5 punti in uno, un aumento di 5 punti. 2, 3, 4 e 5. E così seguo fino al fine del nostro fermo. 14. Lavoriamo le maglie come li vediamo. Vivagno, 2 a dritto, 1 rovescio, sì, e poi 9 punti a dritto. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, un rovescio e di nuovo 9 a diritto. Giriamo il lavoro e da questa parte invece ci avremo il nostro vivagno, i punti che avremo due rovesci, un diritto e poi per tutto il resto 9 rovesci, un diritto. E così in questo modo voi andate a lavorare per tutta l'altezza che vi serve. 9 rovesci, un diritto. 9 rovesci, un diritto. Per io i punti che li ho messi in più era per dare al rapporto un po' di stabilità, per vederlo meglio. Però se voi volete fare per un rapporto solo, fare la prova, dovete tenere conto che il vostro rapporto deve essere divisibile a 6, quindi anche a 6 maglie, se volete mettere solo 6, si aggiungono 5 più 2. Invece se volete fare 2 lamponi, fate 12 più 5. Il numero che a voi serve è che sia divisibile a 6. A quel numero qua, dopo ci sarebbe 18, 24, a questo numero di maglie bisogna aggiungere 5 più 2. Ok? Non a ogni 6 punti. Bene, lavorando così a voi uscirà questo punto carino che va tanto di moda ultimamente. Fate delle maniche, fate dei cardigan interi con questo punto lamponi. Io farò un cappellino per far vedere come si può impegnare questo punto, quindi ho deciso di fare questo tutorial per non allungarmi troppo nel tutorial del cappellino. Andremo a vedere come diminuire per avere il cappellino bello carino. Bene, e un'altra cosa che voglio aggiungere, questo punto consuma tanta lana, ok? Quindi essendo di solito i motivi così pomposi consumano filo. Io, il mio consiglio personale, io così farei come qua, ho scelto un filato molto leggero, è un merino extra fine con mohair, ok? Però è abbastanza leggero, anche con due file di mohair potrebbe uscire qualcosa di bello. Invece qua è un merino grosso, già il lavoro è pesantino. Se voi dovete fare un cardigan con un filato pesante, tenete conto che una che consuma tanto filo e due che il vostro lavoro diventerà molto pesante. Nella scelta del filato vi consiglio di scegliere un filato abbastanza leggero, il mohair, oppure un misto mohair misto con merino e mohair o cashmere e mohair. Ci sono dei filati abbastanza leggeri o il filato un po' più fine che gli dà questa pomposità. Vedete la differenza? Qua è pomposo, ma io sentirlo a mano già sento il peso di questo poco che ho lavorato. Bene, io spero che il tutorial vi sia piaciuto, che abbiamo capito come lavorarlo, e qui con il rapporto ci siamo capiti e i vostri giri si ripeteranno sempre dal settimo in poi. Quindi qui noi ne abbiamo fatto, quanti ne abbiamo fatto? 13, 14. Questo è il quindicesimo giro, ok? Io lo schema l'ho postato nel mio gruppo, chi vuole andare a vedere lo schema c'è nel gruppo Knitting Club, dove trovate questo schema, anche la traduzione dei punti del punto lampone. Bene, detto questo, vi auguro buon lavoro e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao a tutti!